Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Madonna Mamma mia, come passa il tempo. È incredibile come io non riesco a stargli dietro, praticamente. Quindi sto invecchiando. È già passato anche il mio compleanno, ho fatto i 31 anni. Credo di aver aperto il canale che ne avevo, boh, 7 anni fa, se non sbaglio. Più o meno, 7 anni fa. Purtroppo ci sono state tutta una serie di vicissitudini che mi hanno impedito di portarlo avanti come avrei voluto, ma miliardi di cose, dal computer che non funzionava da cambiare, alla videocamera che anche quella bisognava acquistare perché non avevo, ai programmi del PC che non funzionavano, mi si impallavano, non mi permettevano di caricare video al lavoro, allo studio, all'università, alle tragedie, a tutto quello che fa parte della vita, che non ti permette di focalizzarti solo su questo, che purtroppo mi hanno fatto rimanere veramente indietro. Quindi io ho sempre, diciamo, continuato a girare video, ma non riuscivo a montarli e caricarli con la stessa velocità con la quale li caricavo. Questo durante l'università, poi ovviamente anche coi tempi lontani dall'università se ne sono andati, e anche con il lavoro ovviamente la cosa è molto più difficile. Ora che ho a casa mia, che convivo e che ci sono miliardi di cose da fare sempre, è diventato ancora più difficile. Io però voglio continuare perché, come sapete, ho cercato di dare un'impronta diversa al canale per comunque poter continuare ad interagire con voi e col mondo beauty, anche se non parlo più come prima di make-up, per le ragioni che vi ho già spiegato più volte e che in breve riassumo qui per chi magari si connette ora, chi entra adesso nel mio canale per la prima volta. Lavorativamente parlando, ho un impegno contrattuale con un'azienda per cui non mi è possibile parlare e sparlare di altri brand. È una cosa abbastanza logica e comune. So che potreste pensare che va oltre al libero arbitrio. Effettivamente anche io ero molto arrabbiata quando ho iniziato a lavorare perché ovviamente ho dovuto troncare tutto e quindi il mio canale ha fatto giustamente, giustamente. Sto cercando piano piano di portarlo su e di continuare ad essere attiva, anche se appunto per tutto quello che vi ho detto è un po' difficile. Comunque, bando alle ciance. Sto cercando di dare un'impronta che riguardi la skincare, come avete potuto magari intuire da qualche altro video. Ma l'ho già detto, ma purtroppo ripeto il tempo è quello che è. Vorrei concentrarmi molto anche su film e serie TV che sono comunque la mia passione, oltre a quella del beauty. Quindi, insomma, prossimamente parleremo anche di quello. Ma oggi video di regali. Regali, vi ho fatto quello dei regali di Natale. Vi mostro ora invece i regali del compleanno. Non ci sono ancora tutti. Nel senso che c'è ancora qualche regalo che deve ancora arrivare, vi lo mostrerò poi, però siccome come al solito la casa è invasa da sacchetti, sacchettini, scatoline, scatolette, c'ho un letto qua in parte a me che non è più un letto, cioè non si vede più un letto, talmente tanta roba c'è su, ho detto è giunto il momento, anche se sono ormai le 8 di sera, di girare questo video. Quindi approfitto che non c'è Nicola, come sapete. Sono tornata dal lavoro, quindi sono truccata così da stamattina alle 8. Il trucco è un trucco molto easy, semplice, collezione monochrome di MAC, in particolare i colori, adesso i nomi degli ombretti non li ricordo, però che riguardano Teddy, Velvet Teddy, come colore degli ombretti, più lo scuro borgogna del monochrome, sezione monochrome Diva, chiamiamolo così. Più come eyeliner la tinta labbra eye drama. Io le tinte labbra di MAC le amo follemente come eyeliner, come ombretti, mi fanno proprio impazzire, quindi rinnovo qui questo mio grande piacere nell'usare questi prodotti labbra, non solo per le labbra, ma ve ne parlerò prossimamente. Allora, cosa vi devo mostrare? Ci sono un bel po' di cose. Prendo a caso e vi mostro un pochettino. Ho fatto, diciamo,
come si dice, la festa con gli amici. E questa settimana la farò con le mie colleghe, per quello che dico che mancherà ancora qualcosa, perché sono sicura che un regalino me lo fanno, un pensierino, non so, credo tutti assieme. Però insomma, vi faccio subito vedere quello che ho qua intanto. Cosa ho qua dentro? Ah, certo. Ovviamente sono magari regali di gruppo, quindi vedete una cosa che magari mi è stata regalata da più persone, non vi sto ad elencare il numero delle persone, il nome, così, perché tanto vabbè. Primo regalo è una bella busta bianca. Ah, un regalo mi manca, un regalo bellissimo, vi dovrò fare sicuramente anche un altro video. Continuo a toccarmi l'occhio perché mi sembra di avere dentro qualcosa. Sì, dovrò farvi sicuramente un altro video, però iniziamo almeno a liberarci di queste, quindi magari ve lo divido in due, più piccolino e via. Allora, busta. Allora, prima cosa, ovviamente, sacchettino con... mi conoscono, per cui al verde. Abbiamo qui una maschera per capelli, due in uno. Questa è... Express maschera per capelli 2 in 1 e limone papaya, per capelli normali, azione 2 in 1 balsamo e maschera trattamento intensivo, formula nutriente contro l'inaridimento dei capelli. Ottima, non le avevo mai provate le maschere in questo formato di al verde, quindi sono molto curiosa. Poi sempre al verde, altra maschera questa volta a viso, sono maschere in crema, ecco, monodose. Questa maschera purificante con carbone attivo, ottima. Vabbè, opacizza, rinfresca, si prende cura della pelle. Io sicuramente ci farò due utilizzi con queste quantità. E per finire, sempre al verde, questa invece è in tessuto, se non sbaglio. Credo di sì. La linea Acqua Hydro Complex, questa è... Maschera viso idratante in tessuto all'alga marina, ideale per pelli normali e miste. La combinazione di alghe e minerali marini si prende cura della pelle, conferendo morbidezza e idratazione. Quindi anche questa ottima, non vedo l'ora di provarla. Tra l'altro, notavo come non ci sia. Ah, sì, c'è, scusate, ho detto una cazzata. Stavo dicendo come non ci sia scadenza. E invece sì, c'è 10-20. Tra l'altro, devo controllare in tutte quelle miliardi di maschere che ho. Cos'è che scade prima e dopo? E perché sennò va a finire che le lascio lì e me ne dimentico e magari scadono e mi girerebbero alquanto le scatole. Non dico di queste, ma in generale ho miliardi di maschere, anche quelle presenti in Thailandia. Quindi devo fare un attimino di ordine mentale a riguardo, e ordine in generale di tutto. Quindi prossimamente vedrete anche dei video in cui vi divido per categorie le cose, quindi che ne so, un video tutto dedicato alle maschere monouso, in modo che anch'io poi me le metto belle in ordine, so quelle che scadono e quelle che no, insomma. Poi, seconda parte del regalo, questa bella busta dove all'interno abbiamo, e mi serviva proprio ragazzi, quindi grazie mille, ovviamente c'è anche il bigliettino che non vi passo, non vi faccio vedere. Ecco qui, ta-da-da-da, buono per il parrucchiere. Vale 2 anni, sì, 10-1-2020, per cui sì, siamo nel... No, un anno, scusate. Siamo nel 2019, ci ho perso, sì. Comunque un anno. Per piega da Luca Scotti Parrucchieri, che è il mio parrucchiere, cioè il mio parrucchiere. In realtà lo è diventato da poco, nel senso che l'ultimo parrucchiere da cui sono stata 2 volte e da cui sono riuscita a ottenere il risultato migliore con i miei capelli per quanto riguarda il grigio argento che io volevo, è stato sicuramente lui. Adesso purtroppo anche lì vi avevo già girato il video sui capelli, ma è tra quelli andati persi. Per chi non lo sapesse, ho perso non so quanti video con un cambio di tra un hard disk e l'altro, tra un copia e incolla, computer, hard disk, insomma un casino. Comunque ho perso, non vi posso neanche quantificare quanti video ancora da montare, cioè già girati ma da montare. Mi gira tantissimo le scatole, non potete capire quanto, veramente, perché erano tanti e io ovviamente non posso ricordarmi tutto. E
quindi piano piano comunque vi rigirerò le cose, quelle un po' più sostanziali. Sicuramente il discorso capelli è un discorso che a me è interessato, e vedere video di altre persone che si sono cimentati con questo tipo di colore sui capelli è stato abbastanza utile. Quindi voglio raccontarvi anche la mia esperienza e mostrarvi tutti i prodotti che io ho utilizzato. Ovviamente adesso il risultato purtroppo non c'è più, ovviamente, è passato tanto, è passato quasi un anno, anzi un anno credo. Quindi bisognerà, insomma, volevo tornarci, e quindi questo sicuramente mi sarà molto utile, anche per un po' di cioè tagliarli, anche perché ovviamente le punte sono un pochettino rovinate, non troppo, ma un pochettino sono rovinate. E poi devo fare il colore, l'attaccatura, perché ragazze, ho i capelli bianchi. Questa è una cosa triste, ma vera, purtroppo è così. Comunque, andiamo avanti. Poi un'altra mia amica, Marika, mi ha regalato questa bellissima scatola che già di per sé, ops, lo stavo distruggendo già. Questa scatola così, molto 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 carina con l'elastichino, fatta così, molto bella. Credo che sia di Tiger, esatto, sì. Vediamo. Sì, di Tiger. Molto molto bella la scatola capiente, quindi credo che la riporrò nell'armadio con le scorte, che è un po' più bellina di quella che ho lì adesso, che è semplicemente la scatola di Ecoverde che mi era arrivata aperta, conficcate dentro le cose. Vabbè. All'interno c'erano tutta una serie di cosettine, vedete anche della carta assorbente, perché purtroppo una maschera, perché anche qui avevo delle maschere, mi si era aperta. All'interno c'erano queste palline. Una stava qua dentro e si era tutta smerdata, completamente, cioè si era aperta, tant'è che infatti era peel off, ci sono pezzi di maschera ancora in giro. Ecco, vedete anche all'interno qua si vede un pochettino. Ah, è fresca! Guardate. Vabbè, sa anche di colla, non lo so, non capisco. Vabbè, comunque, direi che questa magari la eliminiamo perché è tutta sporca. Comunque, c'era una maschera che appunto, siccome si era rotta, mi ha sporcato tutta la scatola, e quindi ho dovuto farla in breve tempo, e quindi l'ho già fatta, quindi non ce l'ho da mostrarvi. C'erano altre. Ah no, ce l'ho! Pensavo di averla in bagno, invece ce l'ho qui. Allora, quella che si è rotta era questa. Ovviamente manca il pezzo sotto, ma vi posso dire che è una maschera peel off. Per pelli miste agisce in profondità purificando la pelle. Era trasparentina rosina e vabbè, comunque il sopra è questo qui. Poi Balea, sempre maschera in crema. Balea maschera idratante Pearl and Glow, quindi qualcosa di luminoso, di illuminante per tutti i tipi di pelle. La formula arricchita con estratti di pietre lunari e perle. Perle, virgola, proteine della seta. Ah, acido ialuronico e pantenolo. Si prende cura della pelle e riduce immediatamente le rughe. Non so neanche più leggere. Vabbè. Ok. E per terminare con la sezione maschere, maschera in tessuto. Questa qui molto 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 carina. Con Maracon. Come li stavo chiamando? Macaron. Questa rosa, quindi credo, e suppongo dal packaging, dalle fragole. Questa dice maschera, ma non riesco, non ce la faccio. Balea, maschera viso in tessuto idratante al profumo di Macaron. Un pezzo con acido ialuronico ed estratto di fragola, ideale per tutti i tipi di pelle. Azione purificante e ravvivante. Quindi ecco, questa qui. Ottimo, non vedo l'ora di usarle. Poi, altro prodottino, crema mani di al verde, questa qui, crema mani al melograno bio e burro di karité. Questa in realtà, devo dirvi la verità, ce l'ho doppia, nel senso che mi era stata già regalata, però vabbè, insomma, è comunque una mini size, adesso vedrò se darla magari a mia mamma o cosa. Questa è per pelli molto secche. Io diciamo che la crema mani non è che la usi tantissimo, quindi fosse stata un qualcosa che usavo un po' di più, magari me la tenevo io, ma due così ho paura magari perché mi scadano. Quando scade? 2020. Però ormai siamo nel 19, quindi praticamente l'anno prossimo,
giugno del 2020. Vedremo, se no, ecco, una delle due magari la do a mia mamma. Comunque questa qui, di El Verde. Poi, sempre invece di Balea, questo prodottino che io non avevo mai provato, ma che devo dire, mi sta piacendo abbastanza. Devo testarlo un pochettino di più per dirvi qualcosa in specifico, soprattutto per quanto riguarda l'azione effettiva, ecco. È praticamente Balea vaselina vegetale per labbra, 10 ml per labbra secche, al profumo di frutti di bosco, con cere vegetali, vitamina E, burro di karité ed olio di babassu, che non so cosa sia. L'ho già aperto, l'ho già utilizzata, ma volevo tenerlo per farvi vedere la confezione, perché comunque è sempre carina. Ed è questa qui, fatta così. L'applicatore è fatto così, quindi un po' come quelli che abbiamo praticamente al lavoro. Io in realtà non li amo tantissimo, nel senso che non riesco a dosare, non riesco a capire quanto prodotto sto mettendo, diciamo. Però poi mi piace di più anche per non avere questo sporco, passarci un po' il dito. Allora, il profumo è molto buono effettivamente dei frutti di bosco. La consistenza è molto morbida, cremosa e quindi dà una sensazione iniziale di idratazione. Quello che voglio valutare io adesso, quindi comunque piacevole, ecco, quindi così di primo acchito vi dico che mi piace. Quello che voglio valutare io adesso è l'effettiva idratazione che lascia, cioè se è un effetto un po' così placebo come, come dire, come il labello, per dire che al momento danno quell'idea di idratazione, ma che poi effettivamente idratano un cazzo. O se comunque con l'utilizzo costante riesce a darmi, c'è anche sui denti, molto bene, cioè mi ricordo tra l'altro ho fatto di quelle cose in questi giorni, tipo un video con tutto il rossetto rosso sui denti e sono arrivata a fine video a ricordarmelo, quindi io devo ricordarmi prima di guardarmi allo specchio, prima di iniziare e poi di iniziare il video, invece io faccio il contrario, capite? Vabbè. Comunque, ecco, devo valutare. Nell'immediato vi posso dire che in questo momento mi piace. Mi piace perché comunque dà quella sensazione di labbra idratate. L'effetto è anche carino a vedersi, nel senso che le lascia lucide, morbide, sembrano sane, polpose. In questo momento io ovviamente ho comunque delle pellicine, quindi le sento. Voglio capire, ecco, se riesce ad avere un'idratazione effettivamente costante. Però mi piace. Poi, sempre di Tiger, sempre la stessa persona, quindi sono tanti piccoli prodottini messi dentro questa scatola ed è una cosa molto, molto carina, cioè è bello avere tante piccole cosette e anche io a lei avevo fatto più o meno così. E allora è una cornice, I'm ready for you, your love, for you invece era your, vedete non ce la faccio oggi, for your love, che è carino così. Cioè, nel senso mi dispiace quasi mettere una foto, però, boh, infatti io tra l'altro ho in camera le cose come si dice, delle cornici per le foto ancora vuote, senza foto, però vabbè. È di Tiger anche questa, come potete intuire dal design. Sento qualcosa che traballa, non so che cos'è, boh, vabbè. Comunque niente, portafoto mi sembra in plastica, sinceramente, sì. Devo trovare un posto dove metterlo perché, come tutte le altre cose di Natale, tutte molto carine che ho, non ho un cazzo di posto dove metterle. Infatti, io adesso ho chiesto a Nicola di mettere un'altra mensola nella mia camera perché ho bisogno di più spazio, cioè ho tutti gli angoli pieni, non so più dove appoggiare le cose. Siccome a casa vecchia avevo comunque due mensole, pensavo di in più rispetto a quella che c'è qua, che viene sempre da casa mia. Pensavo magari di utilizzare, di fargliene portare giù una e di farmela montare anche qua. Vediamo. Mi dispiace un po' perché ogni volta che vado in casa mia vecchia mi piange il cuore, veramente soffro. Io non vorrei toccarla, vorrei lasciare tutto così, però mi rendo conto che comunque il tempo passa, la mia vita adesso è qui e a casa mia di là torno veramente poco, quindi mi pare inutile non sfruttare una cosa che sta di là perché mi dispiace, ecco, non è una cosa intelligente. Poi, orecchini molto carini, questi qua di H&M, mi piacciono, è il mio stile, devo dire, niente da dire, mi piacciono proprio, neri così, in metallo.
con queste forme geometriche, sono decisamente il mio stile. E poi, per finire, no, non è vero, perché c'era anche qualcosa. Queste, tra l'altro, sono. Non era vuota, non so perché era vuota. Mi sa che non ci stava qualcosa. Vabbè, in questa c'è. Taratac. Mutandina, questa qui. Bellina, mi piace. Ma puzza. Ma allora è la pallina che puzza, non la maschera. Sì, puzzano di. Boh. Non riesco a capire. Vabbè. Comunque, mutanda. Mutanda, non so come definirla. Sì, mezza culò. Non lo so. Comunque, questa qui. Carina perché davanti è un po' sexy, un po' così trasparente. Vedete? Cioè, proprio così, trasparentino col pizzo. Dietro. È invece bella comoda con l'effetto quello no cuciture che non si vede sotto i vestiti, quindi top comoda. Spero di entrarci, ma credo di sì, dai. È una M, credo proprio di sì. Molto 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 carine. E questa volta sì, per davvero abbiamo finito. Organic Shop Mango. Scrambo corpo al mango. È la mia profumazione preferita. Questo l'avete già visto in un video haul perché l'ho acquistato io per me stessa, lo stesso, proprio identico. Cazzo, mi conosce. Infatti io avevo acquistato il mango e lei giustamente ha pensato che potesse piacermi il mango e quindi mi ha acquistato questo. Ovviamente non lo sa, ma non è un problema, nel senso che comunque è una profumazione che mi piace. Anzi, siccome quello che avevo acquistato io non l'avevo ancora utilizzato, non l'avevo ancora aperto, è stata l'occasione per decidere. No, ecco, adesso l'ho aperto. È stata l'occasione per decidere di appunto aprirlo e finalmente metterlo in uso. Pensavo che c'era una pellicola, per quello che ho detto no, così. E invece no, era aperto. Comunque, ecco, siccome non mi ero ancora decisa ad aprirlo ed utilizzarlo, è giunto il momento finalmente, quindi il fatto che adesso non ho lì un altro a sostituirlo sulla mensolina mi fa dire dai, questo aprilo magari, dai. E quindi questo prossimamente entrerà subito in uso. Prossimamente entrerà subito in uso, che italiano, vabbè, avete capito. E questa appunto è questa bella scatola con tutte queste belle cosine. Poi altri regali, questo da altri due amici. Sono di Accessorize e sono un portafoglio bellissimo. Questo qui, fatto così, con la cosa qui che si apre, molto molto carino. Mi piace molto, devo dire questo. Mi piace il colore, mi piace come è fatto, è diverso dai soliti miei, devo dire. Però non mi dispiace affatto. Dentro mi hanno messo già un centesimo, due in realtà sono che portano fortuna, speriamo. E mi piace. Quindi niente, sono molto contenta perché almeno ho qualcosa da sostituire al mio, perché ovviamente io li uso e poi si disfano. Non riesco mai a trovare qualcosa che mi piace per sostituirli. Questo devo dire che è molto 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 carino. E insieme questa bella collana, molto bella, particolare, anche questa mi piace assai, molto 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 carina, mi piace il colore delicato, me la vedo comunque anche sul nero e insomma mi piace molto, forse un giubbino, no, un altro azzurro, comunque bella, devo pensare a un bell'outfit per indossarla. Poi mi devo alzare perché. Che cos'ho qua? Ah, ecco sì. Una mia amica mi ha regalato di Naeva questo zainetto molto molto carino. Grande, è stata molto carina, brava. Così. Che sto infatti valutando di portarmi dietro quando andiamo a Berlino.
perché mi sembra abbastanza comodo, è un po' più grande rispetto al mio. Allora, non mi sconfinferà che sia blu, nel senso che è un colore che uso un po' poco, però lei sa che io neri ne ho già due e quindi giustamente fa, ho cambiato colore e sono passata al blu. E ci sta, nel senso sì, piuttosto che un altro nero, effettivamente questo è molto carino. Mi piace anche come forma, è fatto diverso dagli altri e mi piace e quindi insomma valuterò se magari portarmelo dietro come appunto borsa per quando saremo a Berlino. Vedo, vedrò, vedrò, vedrò. Comunque, bello. L'anno scorso mi aveva regalato una magliettina di sempre dello stesso brand. Hanno delle cose veramente, veramente carine questo posto. Devo andarci. Allora, dei miei amici invece mi hanno regalato di questo. Non so che cosa sia di preciso, non lo conosco. Rose e rose, ma la gioielleria o il brand è aluminium, che non so sinceramente dove si trovi, come dove si venda, non ne ho idea. Comunque, dentro in un sacchettino così, con all'interno due sacchettini così e sono troppo belli. Allora, questa è la collana. Quindi la collana fatta così, col ciondolo così quadrato e l'accettino, questo qua, che tra l'altro si può regolare la lunghezza, quindi anche comodo, nel senso che si può mettere lungo, oppure posso metterlo più corto, avere questo dietro, oppure si può mettere lungo e tirare questo sul davanti, quindi comunque carino. Anche qua il marrone non è più il mio colore ultimamente, quindi devo anche chiedere se magari posso indossarla al lavoro essendo marrone. Però se mi dicono di no, male che vada, ho pensato di sostituire questo a un laccetto nero che sicuramente posso portare. L'unica cosa, ovviamente, trovarlo fatto così sarà un po' più difficile, però insomma vedrò di trovare una soluzione. Ma la cosa più figa sono gli orecchini abbinati dentro nell'altro sacchettino e sono fatti così. Tadan, belli, questi mi piacciono un botto. Sono appunto la stessa forma della collana. Sono però appunto orecchini, quindi un po' più piccoli, a me piacciono tantissimo, ripeto, queste forme geometriche, queste cose così mi piacciono un botto. Oro poi almeno sono anche insomma diversi. Bello, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, quindi grazie amici. E insieme c'era un'altra cosa che però non ho, perché purtroppo erano dei leggings di Calzedonia che però purtroppo non mi vanno bene, quindi li ho in macchina perché volevo portarli a cioè, quando vado al lavoro vado a cambiarli e quindi non li ho qua in questo momento da mostrarvi, ma vi farò vedere poi prossimamente, tanto dovrò farvi un altro video, quindi poi vi mostrerò. Per terminare per oggi, vi mostro invece il regalo di mia mamma. Vabbè, mia mamma, calcolate che non so se avete visto il video su regali di Natale e Santa Lucia, è una mamma molto generosa, veramente cerca di darmi tutto quello che può. E siccome c'è Santa Lucia, Natale, compleanno miei tutti assieme, io tra dicembre e gennaio praticamente esaudisco, tra virgolette, tutti i miei desideri, nel senso che comunque in modo di farmi felice in qualsiasi modo. Non ho più desideri, cioè non ho più desideri. Sembra bello a dirsi così, ma in realtà non è quello che intendevo, ecco. Non è che non ho desideri, ne ho tantissimi, ma sono irrealizzabili. Quindi, parlando di cose materiali, non avevo in questo momento in mente niente che mi potesse effettivamente servire, se non
soldi per le cose quotidiane, quindi per andare in vacanza, quando appunto andremo a Berlino, che voglio fare, cioè dobbiamo fare la tessera card dei trasporti, piuttosto che volevo comprare una certa cosa, però è uno sfizio, quindi dico vabbè, no, non la compro, aspetto un attimo quando avrò magari soldi, insomma. Qualcosa in particolare che potesse regalarmi lei dicendogli guarda, voglio questo, non mi veniva in mente. E quindi gli ho detto guarda, aspetta, cioè non è un problema, tutto e più quando mi viene qualche idea o quando trovo qualcosa che ti piace te lo dico e tutto e più me lo compri tu. Così abbiamo fatto con un vestito che siamo andati a fare shopping assieme. C'era un vestito molto bello, molto carino, che però io ero in dubbio se acquistare oppure no. Mi fa, dai, te lo regalo io, mettilo come regalo del compleanno. E quindi ho detto, vabbè, dai, mi sono decisa giusto perché me lo regalava lei, se no magari io, braccina come sono, avrei detto no, dai. Quindi in realtà il suo regalo è stata una busta con dei soldi. Che posso utilizzare appunto per in realtà in parte l'ho già utilizzati perché poi c'è stato il compleanno, la cena, offre l'aperitivo e quant'altro, quindi sia la mancetta della nonna che della zia sono già andate e già salutate da mo', proprio non le ho neanche visti, quel giorno presi e quel giorno spesi, purtroppo anche di più in realtà rispetto a quelli che mi hanno dato, purtroppo, ma tralasciamo. Quelli di mia mamma appunto utilizzerò, li utilizzerò per la vacanza a Berlino. Però ovviamente lei, buona com'è, non poteva non farmi trovare un pensierino, giusto? Non bastava tutto quello che ha fatto, giustamente doveva avere anche qualcos'altro da farmi scartare. E quindi all'interno di questa bella scatola di cui il coperchio è là, non mi rialzo a prenderlo, vabbè, comunque una bella scatola, c'erano questi due prodotti. Sono rimasta molto molto contenta. Questa è la crema Vichy Laboratoire Idealia, crema sorbetto opacizzante, levigante e illuminante con estratto di tè nero fermentato e microsfere assorbenti, luminosità naturale, colorito uniforme, pori ristretti, piccole rughe levigate, effetto matte, fresco, durevole. Praticamente in una crema tutto quello di cui io ho bisogno. In parole proprio povere, perché effettivamente levigante, illuminante, opacizzante, antirughe, cioè tutto, va davvero tutto quello di cui ho bisogno. Colorito uniforme, pori ristretti, top. L'ho già utilizzata, devo dire che mi è piaciuta. Ho fatto un mix con un'altra crema che non mi ha dato dei bei risultati, nel senso sì, oggi ce l'ho indosso ed è meglio di ieri, quindi non so se in realtà la situazione è stata causata da qualche altra cosa, però ieri ero lucidissima. Devo dire che però appunto ho fatto questo mix con una crema un po' più corposa perché mi sta scadendo, quindi non vorrei che questo effetto lucido sia stato sia dalla situazione del lavoro, sia dal mix di creme, sia da boh, non lo so che cosa. Perché quando l'avevo utilizzata da sola invece era stata top, veramente. Ha un effetto super levigante, nel senso anche la consistenza in sé della crema, quando l'andate a stendere, vi dà proprio l'idea di levigare, non so come dire. È ovviamente per pelle mista e oleosa, sono 50 ml e vi dirò comunque meglio poi quando l'avrò utilizzata, nel senso queste sono le prime impressioni, ma poi sicuramente vi farò una recensione più approfondita su questo prodotto. Che però vi posso dire che intanto mi sta piacendo molto. È fatto così. Bello, bello, bello. Sono contenta. E molto contenta anche invece di quest'altro prodotto. Anche questo l'ho già provato perché non ho resistito. Questa è una maschera gommage illuminante con pietre vulcaniche e AHA, che non so cosa sia. Senza pa ah, stiamo parlando ovviamente di Vichy, quindi un brand da farmacia, che infatti mia madre ha acquistato in farmacia, ma non parliamo di bio, quindi non ho predilezione specifica per il bio. Se lo trovo a un buon prezzo e funziona bene, ma sappiamo meglio, cioè sappiamo bene che a volte funzionano meglio prodotti che non lo sono, purtroppo. La maschera è questa qui, che tra l'altro ha un packaging stupendo, molto molto elegante. Mi piace molto, cioè mi sembra comunque di avere tra le mani un prodotto top, un prodotto
diciamo, comunque costoso, un prodotto che vale, ecco. L'ho già provata, mi piace tanto. L'ho lasciata in posa un pochettino più del previsto. Qua dice 5 minuti e poi risciacquare. In realtà l'ho lasciato in posa un po' di più perché a me le maschere piace proprio tenerle in posa. Non tanto come faccio di solito, che le lascio anche mezz'ora, ma però un quarto d'ora tutto, anche 20 minuti forse. Messa su tutto il viso, lasciata in posa, non asciuga. Il consiglio è di fare, siccome praticamente va a scrabbare per gli acidi della frutta, ma all'interno anche delle micro sfere. Quindi la non farmacista, comunque l'addetta del reparto profumeria nella farmacia che ha parlato con mia mamma, gli ha consigliato, e la conosce, una persona che conosce, e gli ha fatto anche uno sconto perché sono prodotti che non può rivendere perché a breve scadranno, in realtà fra qualche mese hanno la scadenza, quindi è riuscita ad averli con un buono sconto. Per quello anche che li ho aperti già, stranamente, perché siccome non apri niente, li lasci lì a conservare, questi li hai aperti. Sì, perché non voglio farli scadere, quindi questi li ho aperti. Comunque diceva di lasciarli in posa e poi quando si va a sciacquare di fare un leggero scrub con le mani sul viso, in modo da avere anche l'azione meccanica. È molto molto leggera come azione meccanica, ecco, devo dire. Però mi piace l'effetto, mi è piaciuta. L'ho provata solo una volta, quindi ecco, concedetemi per ora ancora di provarla un po' di volte prima di parlarvene di più. Però sono stata sicuramente molto molto contenta. E niente, per il momento è tutto. Io vi mostrerò poi quello che manca di questa parte di regali. Vi mostrerò qualche mio acquisto fatto magari con i saldi. Vi mostrerò delle candele che ho preso al negozio casa. Insomma, vi mostrerò altre cosine magari in un prossimo video. Perché ovviamente i regali che mancano non sono tanti, quindi non è che vi faccio un video apposta. Ve li metto come un po' misto insieme ad altre cose che vi voglio fare vedere prossimamente, ecco. Intanto è tutto, io vi saluto perché devo andare a fare un po' di cose, cucinare e tutto, tra un po' arriva anche Nicola, quindi devo muovermi perché c'è ancora tutta la cucina in giro. Vabbè, non vi interessa, comunque cose, quotidianità. E a presto, un bacione, ciao ciao!